l'ennesimo pasticcio, nel senso che loro avevano promesso agli italiani, soprattutto al settore della scuola, che avrebbero fatto una riforma, non sono riusciti a farlo, avevano promesso che avrebbero assunto in 2 anni 160.000 persone, non ci stanno riuscendo, avevano promesso che entro fine giugno al Senato sarebbe arrivata la riforma e sarebbe passata. Noi ci troviamo in questo momento con un Presidente del Consiglio che non riesce a mantenere le promesse, con una maggioranza palesemente allo sbando e con il Presidente Renzi che, visto e considerato che non riesce a rispettare le promesse che ha fatto agli italiani, come al solito nel suo stile, perché ormai lo conosciamo tutti, decide di fare che cosa? Di attaccare la politica, di attaccare la minoranza, perché secondo lui la minoranza sarebbe colpevole di avere presentato degli emendamenti dove chiediamo di poter rivedere determinate problematiche, determinate proposte sulla scuola, degli emendamenti che non sono nati dall'ostruzionismo, dalla voglia di bloccare tutto, ma sono nati dal confronto, cosa che noi abbiamo fatto mentre lui no, dal confronto con gli insegnanti, con gli studenti, con i genitori. Purtroppo ancora una volta non riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Renzi nasconde la sua incapacità dietro le solite parole d'ordine di questo governo ormai allo sbando, come gufi, frenatori, ostruzionisti. La cosa certa è che le promesse che aveva fatto non riesce a mantenerle.